Come sapete, circa un paio di mesi fa Papa Francesco ha pubblicato la sua ultima enciclica, Laudato Si'. Bene, è un documento che ritengo estremamente importante e sicuramente è estremamente convergente con il programma del Movimento 5 Stelle. Per cui, premesso che la politica è una cosa e la religione è un'altra, penso sia indispensabile almeno conoscerlo a grandi linee, poi ognuno farà le proprie considerazioni. Vi ho preparato questo riassunto che ora vi espongo, premetto che sentirete tante cose che per molti di voi sono ovvie. Quello che non è ovvio è che un papa, che è a capo di una comunità religiosa di 1 miliardo di persone, le scriva nero su bianco molto esplicitamente e tutte in fila. Allora il papa inizia subito affermando che c'è un'esposizione ad agenti inquinanti atmosferici che produce milioni di morti premature, quindi capite una prima grossa accusa al mondo industriale additandolo di essere responsabili di milioni di morti premature. E passa subito all'argomento dei rifiuti, molti rifiuti non biodegradabili che appunto entrano nel circolo alimentare provocando danni di ogni tipo. Altro grande tema che affronta immediatamente all'inizio dell'enciclica è quello del riscaldamento globale, poi lo riprenderà in più parti e afferma come non è più possibile parlarne come di una teoria, ma c'è un consenso scientifico estremamente rilevante, quindi siamo in presenza di una realtà e poi lo dirà in altre parti, realtà che danneggia soprattutto i paesi in via di sviluppo. E arriva a dire che gran parte, una buona parte della responsabilità va al sistema energetico che è basato sulle fonti fossili e che quindi immettono grosse quantità di calore e di CO2 in atmosfera e che naturalmente un coelemento è quello della deforestazione per finalità agricole e di allevamento. Subito accenna al discorso dei migranti, poi lo riprenderà in più parti, e subito usa una frase molto forte dicendo che molti di coloro che detengono risorse e potere economico o politico sembrano concentrarsi soprattutto nel mascherarne i problemi o nasconderne i sintomi. Ecco, capite che questa è un'accusa gravissima, estremamente chiara ed esplicita. Chi possiede, molti di coloro che possiedono potere economico o politico si danno da fare per nascondere le malefatte. Ripeto, sembra una cosa ovvia, ma scritta da un papa non è così ovvia. Parlavamo dell'energia, quindi in più punti sosterrà la necessità di passare dal sistema fossile al sistema delle rinnovabili e del risparmio dell'efficienza energetica, cose che ovviamente sono totalmente convergenti con quelle che diciamo noi da sempre. Anche sulle modalità di produzione e trasporto, ribadisce questo concetto, bisogna cambiare l'attuale sistema. Accenna subito anche al problema dell'acqua, anche al problema dell'acqua, una delle cause attuali di guerre, e lui si spinge ad affermare che è molto probabile che sarà una causa di ulteriori guerre. Ribadiamo che un terzo delle guerre si fanno per il possesso dell'acqua, un terzo per le risorse energetiche, petrolio, gas e un terzo per le altre materie prime. C'è un paragrafo dedicato alla perdita di biodiversità, cioè in parole povere al fatto che stiamo estinguendo moltissime specie animali e vegetali a dei ritmi che non sono assolutamente quelli naturali, ma sono appunto causati dall'opera dell'uomo, dalla deforestazione, dall'inquinamento. Altra frase estremamente forte. L'intervento umano è spesso al servizio della finanza. Poi più avanti vi leggerò proprio quelle 5 righe che accusano la finanza in maniera totale e chiarissima. Ma dice molto spesso la politica è controllata, subordinata ai poteri industriali, ai poteri finanziari. Quindi delle accuse gravissime, che sono le stesse che facciamo anche noi. Un esempio, l'Amazzonia, che è ovviamente uno dei polmoni del pianeta, lui dice che esistono delle proposte di internazionalizzazione dell'Amazzonia che
che servono solo agli interessi economici delle multinazionali. Quindi anche qui una frase secca, precisa, un'accusa assolutamente non interpretabile in maniera soggettiva, la cosa è chiarissima. Parla naturalmente anche delle risorse ittiche del mondo acquatico, anche questo estremamente in pericolo, estremamente in dissesto e ovviamente per opera dell'uomo. E del fatto che questo avrà grosse ripercussioni perché gran parte dell'umanità vive nelle coste e si nutre anche delle risorse ittiche. Condanna l'attuale modello distributivo in cui una minoranza si crede in diritto di consumare in una proporzione che sarebbe impossibile generalizzare perché il pianeta non potrebbe nemmeno contenere i rifiuti di un simile consumo. Sappiamo bene che avremo bisogno, se tutti consumassero a livello dei paesi occidentali, avremo bisogno di 9 pianeti per sostenerci e questo chiaramente non è possibile. Parla del famoso debito ecologico. Noi molto spesso parliamo del debito finanziario che hanno i paesi poveri verso i paesi ricchi. Però i mass media, guarda caso, non parlano mai del debito ecologico, che è esattamente l'opposto, cioè sono i paesi ricchi che hanno un grandissimo debito ecologico verso i paesi poveri, perché inquinano molto di più di quello che potrebbero e perché vanno nelle loro nazioni e depredano invece le materie prime. Scusate che è caduto il microfono, spero che si sia sentito. Allora, due frasi estremamente importanti, queste ve le leggo pari pari perché sono assolutamente da bollino giallo. Constatiamo che spesso le imprese che operano così, in maniera predatoria, sono multinazionali che fanno nei paesi in via di sviluppo quello che non è loro permesso nei paesi sviluppati o del cosiddetto primo mondo. Generalmente, quando cessano le loro attività e si ritirano, lasciano grandi danni umani e ambientali, come la disoccupazione, villaggi senza vita, esaurimento di alcune riserve naturali, deforestazione, impoverimento dell'agricoltura e dell'allevamento locale, crateri, colline devastate, fiumi inquinati e qualche opera sociale che non si può più sostenere. Quindi mi sembra un'accusa assolutamente durissima. Il debito estero dei paesi poveri si è trasformato in uno strumento di controllo, ma non accade la stessa cosa con il debito ecologico. In diversi modi i popoli in via di sviluppo, dove si trovano le riserve più importanti della biosfera, continuano ad alimentare lo sviluppo dei paesi più ricchi a prezzo del loro presente e del loro futuro. La terra dei poveri del sud è ricca e poco inquinata, ma l'accesso alla proprietà dei beni e delle risorse per soddisfare le proprie necessità vitali è loro vietato da un sistema di rapporti commerciali e di proprietà strutturalmente perverso. Questo da solo meriterebbe un'ora di approfondimento. Velocemente cerco di spiegare per chi non fosse al corrente che i paesi poveri hanno un debito economico che è storico dagli anni 70, quando si prestava denaro a bassissimi tassi di interesse e i paesi poveri appunto fecero grossi prestiti. Poi i tassi di interesse si alzarono immediatamente e adesso i paesi poveri non ce la fanno nemmeno a pagare gli interessi. Cioè ogni anno il loro debito aumenta perché non riescono nemmeno a pagare gli interessi. Un po' come sta facendo anche l'Italia con il suo debito pubblico. Quindi sono in una situazione di vero ostaggio economico e le comunità internazionali le hanno appunto imprigionate in un sistema di produzione agroalimentare che non gli consente di lavorare in loco le materie prime per rivenderle nel mercato in loco. I paesi tipicamente africani e altri paesi di sviluppo devono esportare le materie prime che vengono lavorate in altri paesi e quindi poi le devono rimportare come prodotto finito, quindi una vera e propria schiavitù economica. Poi il Papa passa anche alla parte politica e subito una frase di enorme, diciamo uno schiaffo morale enorme verso la politica. Dice: degna di nota è la debolezza
della reazione politica internazionale, la sottomissione della politica alla tecnologia e alla finanza. Ecco, è l'ennesima volta appunto che ribadisce la sottomissione della politica, ci sono troppi interessi particolari e molto facilmente l'interesse economico arriva a prevalere sul bene comune. Quindi capite, sono tutte dichiarazioni molto forti che noi ripetiamo giornalmente in aula, ma ahimè nei mass media, nei telegiornali poche volte passano. Il Papa ovviamente dà degli schiaffi morali anche a ciascuno di noi, perché dice che molto spesso noi ci comportiamo in maniera superficiale e dice abbiamo un comportamento evasivo che ci serve per mantenere i nostri stili di vita, di produzione e di consumo, cercando di non vedere i difetti, rimandando le decisioni importanti, facendo come se nulla fosse. Quindi ovviamente abbiamo ognuno di noi anche delle responsabilità personali. Una riflessione, sia per chi crede, sia per chi non crede, esiste da una parte il comandamento religioso non uccidere, dall'altra c'è il codice penale che dice ovviamente che l'omicidio è un delitto. Allora lui usa questa frase, cosa significa il comandamento non uccidere? Quando un 20% della popolazione, un quinto della popolazione, consuma risorse in misura tale da rubare, e usa proprio il termine rubare, alle nazioni povere e alle future generazioni ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere. Quindi anche qui un atto di accusa estremamente forte. Come dicevo, in più riprese condanna la finanza mondiale. Quindi poi vedremo anche la frase proprio specifica. Salto alcune cose che poi vi lascio per iscritto, perché comunque vi lascerò tutto il riassunto per iscritto, perché leggersi tutta l'enciclica è piuttosto lunga, quindi l'impegno non penso sia possibile proprio per tutti. Insomma, comunque cerco di darvi io questo riassunto anche scritto, oltre a questo verbale che vi sto facendo. Il Papa poi è molto interessante perché sfata il mito del grande ad ogni costo, del grande e bello, cioè dei grandi sistemi, della grande produzione industriale, delle grandi multinazionali. Lui dice che è necessario promuovere un'economia che favorisca la diversificazione produttiva e la creatività imprenditoriale. Per esempio, vi è grande varietà di sistemi alimentari agricoli e di piccola scala che continua a nutrire la maggior parte della popolazione mondiale. Ecco, questa è una cosa da sfatare, molti pensano che siano i grandi latifondisti, le grandi monoculture a sfamare la maggior parte della popolazione mondiale, non è così. La maggior parte della popolazione mondiale vive, si alimenta grazie a piccoli appezzamenti coltivati domestici. Quindi sfatiamo questo mito e lui dice che questo sistema va mantenuto e va anche incentivato perché altrimenti si rovina l'ambiente. In buona sostanza, dove si va a sostituire la ricchezza locale, la diversità locale con latifondi e con monoculture, si rovina l'ambiente. Una postilla sullo GM, lui non fa di tutta l'erba un fascio, dice che il problema è multiforme e va studiato attentamente. Una cosa la dice in maniera abbastanza precisa, che c'è il problema dovuto ai semisterili. Problema dovuto ai semisterili e quindi della dipendenza che si genera su quei agricoltori che appunto utilizzano semi OGM e che l'anno dopo sono costretti a ricomprare dalla multinazionale che glieli ha venduti gli stessi semi, perché ricordiamolo appunto il prodotto dell'OGM è sterile e quindi non può perpetuarsi. Quando parlavamo prima di piccolo e bello, lui sottolinea anche il fatto come siano le comunità indigene i custodi migliori di qualsiasi ambiente, cioè chi vive in un determinato ambiente, di qualsiasi tipo esso sia, è il primo che ha tutto l'interesse a mantenerlo in buono stato. Quindi vanno tutelate le comunità indigene perché sono quelle che sanno per prime, sanno come tutelarlo e hanno tutto l'interesse di tutelarlo, quindi vanno aiutate e non vanno assolutamente alterate.
ribadisce la necessità di lottare contro i cambiamenti climatici perché afferma che di fatto stanno già avvenendo periodicamente catastrofi dovute proprio all'alterazione del clima. Quindi questo lui lo dice esplicitamente. Dice appunto anche che ci deve essere il passaggio dal fossile alla rinnovabili, dice deve essere sostituita progressivamente senza indugio, quindi velocemente. E qui noi italiani, ahimè, siamo fanalino di coda perché voi sapete bene come l'attuale governo abbia incentivato solo la trivellazione di petrolio e gas. Ribadisce che i paesi poveri avranno bisogno di aiuto in questa transazione, non in questa transazione, che dovranno essere aiutati a non ripetere il percorso pessimo che abbiamo avuto noi paesi industrializzati, che siamo partiti a produrre energia con il carbone, siamo passati al petrolio, gas e adesso arriveremo pian pianino alle rinnovabili. Dice i paesi emergenti devono essere aiutati a fare immediatamente il salto alle rinnovabili, non possiamo permetterci che rifacciano il nostro stesso percorso, i nostri errori, lo stesso inquinamento, però bisogna aiutarli in questo perché ovviamente non ne hanno la capacità economica e imprenditoriale, dobbiamo aiutarli in questo perché fino adesso noi abbiamo inquinato molto di più e abbiamo responsabilità sulla situazione del pianeta. Il Papa dice anche una cosa molto importante, forse utopica, ma lui la pone come necessità. Lui dice che è urgente predisporre una vera autorità mondiale. E se ci pensiamo un attimo è ovvio, perché parliamo sempre di globalizzazione e globalizzazione, non ci sono più le frontiere, la finanza si muove senza barriere a velocità spaventose, si delocalizza, l'inquinamento viaggia dappertutto, insomma viviamo in un mondo globale. Quindi sarebbe ovvio dire com'è possibile pensare di governare un mondo senza una vera autorità mondiale. E lui dice per avere risultati non è possibile pensare di cambiare spesso, ci vuole un progetto a medio e lungo termine e questo deve essere fatto a livello mondiale. Tornando un attimo sulle rinnovabili, lui loda il fatto come in diverse località si stiano sviluppando cooperative di cittadini per lo sfruttamento delle energie rinnovabili che consentono l'autosufficienza locale e persino la vendita della produzione elettrica in eccesso, della produzione energetica in eccesso. Questo semplice esempio indica che mentre l'ordine mondiale esistente si mostra impotente ad assumere responsabilità, l'istanza locale può fare la differenza. Ecco, questo personalmente io lo sostengo da diverso tempo, ci sono molte cooperative di produzione energetica alle quali potete associarvi per fare quello che la politica non vuole o non può fare, cioè cambiare dal basso la struttura. E mi fa molto piacere leggere che il Papa dice esattamente la stessa cosa. Dice che bisogna promuovere le forme di risparmio energetico e le forme di produzione industriale con la massima efficienza energetica. Ora, chi mi segue sa che queste sono cose che appunto ribadiamo come parlamentari continuamente. Poi ha tutto un capitolo che io qua ho scritto, sarebbe tutto da leggere, da sottolineare, perché è tutto pratico, non è filosofico. Ci sono altri capitoli in cui parla di fede, di filosofia, che sono ovviamente cose un po' più, anzi decisamente più elevate, però ha anche dei capitoli totalmente pratici, come per esempio quello in cui dice una cosa, ripeto, ovvia, ma la dice lui, cioè che uno studio di impatto ambientale non dovrebbe essere successivo all'elaborazione di un progetto produttivo o di una qualsiasi politica, piano o programma, ma va inserito fin dall'inizio e deve essere elaborato in modo interdisciplinare, trasparente e indipendente da ogni pressione economica e politica. Quindi sono tutte frasi estremamente importanti e secche. Un'altra cosa di cui parlo io stesso personalmente e che sono contento lui ribadisce è il problema dell'esternalità. Come settore energetico io ribadisco sempre, noi 5 Stelle ribadiamo sempre che
se le fonti fossili pagassero direttamente i danni ambientali e sanitari che provoca tutta la filiera del ciclo fossile, bene, queste fonti fossili sarebbero completamente fuori mercato, ci sarebbero solo le rinnovabili, perché verrebbe a costare veramente troppo un litro di benzina, un litro di gasolio o anche un chilo di metano. Lui qua dice esattamente la stessa cosa: i costi economici e sociali derivanti dall'uso delle risorse ambientali comuni devono essere riconosciuti in maniera trasparente e supportati da coloro che ne usufruiscono, non da altre popolazioni o dalle generazioni future, perché tante di queste esternalità non le stiamo nemmeno pagando noi nel presente, le pagheranno le generazioni future, tipicamente con le bonifiche, di cui non abbiamo idea di quanti soldi ci costeranno, quindi è tutto dire. Lui dice una cosa ancora più secca sulle lobbies: è vero che oggi alcuni settori economici esercitano più potere degli stati stessi, questa è una frase monumentale, alcuni settori economici esercitano più potere degli stati stessi, quindi capite che abbiamo di fronte un Papa estremamente secco nei suoi giudizi, non si nasconde dietro una foglia di fico, non fa diplomazia. Vorrei terminare con la parte con la quale concludo anch'io modestamente spesso i miei interventi quando sono in giro per l'Italia, cioè che abbiamo le possibilità noi di cambiare queste cose dal basso. Prima dicevo della cooperativa di produzione dell'energia a cui ciascuno di noi può associarsi, ma più banalmente ancora abbiamo il potere in mano nel momento in cui decidiamo il fornitore. Ora è molto semplice, decidiamo semplicemente il miglior fornitore possibile, quello che rispetta maggiormente ambiente e lavoratori. Perché dovremmo acquistare da un fornitore che distrugge l'ambiente e sfrutta i lavoratori? Qualcuno dirà: ma non ci sono alternative perché sono tutti bastardi. Non è vero, non è vero. Per moltissimi prodotti e servizi, a partire da quelli finanziari e assicurativi, abbiamo le alternative etiche, abbiamo realtà che coniugano etica con la fattibilità e la sostenibilità economica. Quindi valutiamole, poi vi lascerò anche il link. E qui il Papa lo dice esplicitamente, parla della responsabilità sociale dei consumatori, dice, virgolettato, acquistare è sempre un atto morale oltre che economico. Per questo oggi il tema del degrado ambientale chiama in causa i comportamenti di ognuno di noi. Ecco, questo si chiama da una parte responsabilità sociale dei consumatori, dall'altra consumo critico. Cioè noi abbiamo in mano il potere di cambiare queste strutture che, come ha detto lui molto spesso, la politica non vuole, non può cambiare, semplicemente utilizzando il miglior fornitore possibile. Possiamo farlo per l'energia elettrica, possiamo farlo per gli alimentari, possiamo farlo per le banche, le assicurazioni, che sono i vertici delle strutture mondiali, come ha ribadito lui stesso. Ah, scusate, non vi ho detto la frase più importante forse dell'intera enciclica. In 50 parole lui condensa discorsi politici molto lunghi, e sono appunto sulle banche. Apro virgolette: il salvataggio a ogni costo delle banche, facendo pagare il prezzo alla popolazione, senza la ferma decisione di rivedere e riformare l'intero sistema finanziario bancario, riafferma un dominio assoluto della finanza che non ha futuro e che potrà solo generare nuove crisi dopo una lunga, costosa e apparente cura. Qua si potrebbe fare un dibattito solo esclusivamente su queste 50 parole. Il Papa in 50 parole condanna totalmente il sistema bancario. Allora, tutti quelli che si indignano di fronte alla situazione di banche, assicurazioni, multinazionali vari, io gli dico: non limitate a indignarvi, abbiamo la possibilità, avete la possibilità di cambiare fornitore, e questo cambia dal basso la struttura. Quindi auspico tutti di prendere decisioni che siano conformi anche con questa enciclica e comunque con il programma del Movimento 5 Stelle, che queste cose le dice da anni. Bene, grazie.